Ciao, sono Michelangelo Moggia e questo è Analizzare un quadro. Oggi ti presento la Gioconda, probabilmente il quadro più famoso del mondo. L'immagine è talmente nota che rischi di non apprezzarla più. Invece si tratta di un'opera importantissima perché è in pratica la sintesi dell'arte di Leonardo. Di sicuro c'è che è un ritratto di donna, realizzata intorno al 1503 e forse mai realmente terminato. Leonardo lo portò sempre con sé e di tanto in tanto aggiungeva qualche pennellata. Tant'è vero che, grazie ai raggi X, si è scoperto che sotto la versione attuale ce ne sono altre tre. La donna ritratta è probabilmente tale Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo, quindi poi Monna Lisa, detta la Gioconda. L'identificazione però non è certa, attenzione. Ne parla ad esempio Giorgio Vasari, il primo storico dell'arte, che tra le altre cose esalta la bravura di Leonardo nel dipingere le sopracciglia della donna. Ma come ben sai, la Gioconda sopracciglia non ne ha o le ha appena accennate. La spiegazione potrebbe essere però legata al fatto che Leonardo ritoccò e modificò il quadro più volte, come ti ho detto poco fa. Monna Lisa, o chi per essa, è seduta di tre quarti su una sedia, ma gira la testa frontalmente verso lo spettatore. La sua posa è estremamente naturale, non ha nulla di artificioso né di studiato. L'espressione è enigmatica, soprattutto a causa del sorriso appena accennato e dello sguardo, la cui espressione è indecifrabile. Tutto il dipinto è caratterizzato dalla tecnica, tipica di Leonardo, dello sfumato. In pratica l'artista lavorava per velature, cioè stendeva strati di colore molto diluito uno sopra l'altro, arrivando così ad ottenere una pittura estremamente morbida e sfumata. Questo si nota soprattutto nel viso, la cui espressione è mutevole, e se lo guardi e riguardi più volte ti appare l'espressione impercettibilmente diversa. Nel suo trattato della pittura, infatti, Leonardo consigliava ai pittori che dovevano eseguire un ritratto, o comunque una figura, un viso, di farlo verso sera o nelle giornate di brutto tempo, quando le luci sono più deboli e i lineamenti appaiono più dolci. Scriveva così testualmente: "Poni mente per le strade sul far della sera ai visi di uomini e di donne, quando è cattivo tempo, quanta grazia e dolcezza si vede in essi." Questo costituisce una grande novità per la pittura dell'epoca. Un ritratto, come una fotografia al giorno d'oggi, fermava l'istante, l'espressione di un momento. Leonardo invece mette sulla tela il tempo che passa e i cambiamenti che porta. Di fatto la Gioconda è stata fonte di ispirazione per moltissimi ritratti successivi ed è un po' il prototipo del ritratto del pieno Rinascimento. L'esempio più celebre è dato da alcuni ritratti di Raffaello, ma ce ne sono diversi altri. Il paesaggio alle spalle di Monna Lisa, con il quale la figura si integra perfettamente, è caratterizzato da un'atmosfera sfumata, quasi nebbiosa. Anche in questo caso Leonardo ha applicato nel quadro la sua conoscenza e l'osservazione diretta della natura. Si tratta di cose che ti possono sembrare ovvie, ma al tempo non lo erano per niente. Il concetto del mutamento dovuto al tempo lo ritrovi anche qui, guardando le rocce frastagliate dall'erosione dei secoli. Ecco quindi un confronto, un parallelo tra il tempo breve con i mutamenti di espressione della donna e il tempo lungo con i mutamenti dell'ambiente, della terra, delle rocce. Leonardo è stato il primo a mettere in pratica il concetto di prospettiva aerea. In pratica si era accorto che gli elementi del paesaggio, man mano che sono più lontani da chi osserva, sbiadiscono, cioè assumono una colorazione grigio-azzurrina. L'esempio classico è quello delle montagne. Il motivo è dovuto alla quantità d'aria che sta tra l'osservatore e l'oggetto osservato. Guarda per esempio le rocce alle spalle della Gioconda. Quelle più vicine sono più scure e hanno una consistenza diversa rispetto a quelle più lontane che risultano evanescenti. Chiudo con un particolare e una curiosità. Se guardi bene, noterai che ai due lati della Gioconda si vedono appena le basi di due colonne. Sicuramente la donna era seduta davanti a un parapetto in una loggia. Il paesaggio che si vede da questo punto panoramico potrebbe essere uno scorcio della Valle dell'Arno, dove esiste tuttora un ponte molto simile a quello che si vede sullo sfondo e che Leonardo conosceva molto bene perché vi effettuò degli studi, sul bacino delle acque.